Un'intervista decisamente a cuore aperto, quella che ti ha rilasciato Giuliano Granata, ex sindaco di Giugliano, un territorio che tu conosci benissimo visto che lo tratti nei tuoi articoli, e anche segretario particolare di Ciro Cirillo. Ebbene, lo stesso Granata ha dichiarato: io accettai di interessarmi perché Cirillo era come un padre. Infatti questa fu una delle condizioni per le quali Granata accettò di intervenire e di fare da mediatore nella trattativa per la liberazione. Tra l'altro nel paragrafo in cui si racconta proprio dell'incontro con Cutolo ad Ascoli Piceno, diciamo, questa fu la prima frase che gli disse. E beh, c'è una cura dei particolari in questo libro, cioè Giuliano Granata ricorda persino il colore della cravatta che indossò in questo famoso incontro che tu hai appena citato, quello con il capo della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. Dice: non volevo sembrare una persona seriosa. Infatti io mi sono sforzata di raccontare quello che sentiva lui, cioè parlare proprio della vicenda umana, cioè del politico che si trova coinvolto suo malgrado in questa vicenda e che vive i momenti d'ansia e che quindi ha anche la preoccupazione di come porsi nei confronti del capo della nuova camorra organizzata. E mi ha raccontato di questi dettagli, della scelta della cravatta. Lui è un appassionato di cravatte di seta, di una notissima marca, e mi ha anche mostrato, perché la conserva ancora, la cravatta che scelse per l'occasione, rosso scuro con dei disegnini verdi e blu.